Io sono la via, la verità e la vita. In questa pagina di Vangelo, Gesù si presenta come l'autore e il Dio con noi. Le due domande di Tommaso e di Filippo ci rivelano che Dio si è rivelato in Gesù Cristo e che Cristo è il volto di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi». Non sia turbato il vostro cuore, cioè non preoccupatevi. È questo un invito ad avere fede e speranza in Cristo. Quante cose spesso di nessun valore ci tolgono la pace. Combattiamo ogni giorno guerre senza importanza. Cosa in questo momento agita il tuo cuore? E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Due sono gli elementi di queste parole. Cristo è il fine, il principio e il mezzo della felicità umana. Il fine è l'intima unione con Dio. L'uomo deve solo affidarsi all'amore di Dio. La cosa più difficile da accettare è che questo amore sia gratuito. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere». Cristo è il volto di Dio. Conoscere e incontrare Gesù significa fare esperienza di Dio. Perché Dio sa che solo incontrandolo realizziamo noi stessi, perché in Dio troviamo l'amore che muove il creato. Signore, mostraci il tuo volto. Fa che ascoltiamo l'eco del tuo amore nel nostro cuore, nella nostra mente, in chi abbiamo vicino, in ciò che ci spaventa e ci fa soffrire. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Quali sono queste opere che ci danno la prova che Cristo è in Dio e Dio Padre in Cristo? L'opera più grande è tutto il creato. L'opera più bella, l'uomo e la donna. Se saprò ascoltare nel silenzio la voce dello Spirito, saprò riconoscere che Dio abita in me. Se l'anima vuole unirsi a Dio, deve svuotarsi di tutto ciò che non è Dio. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica l'audio di questo commento trovando il link in descrizione. A domani e buona giornata!